stato chiesto di fare il combattimento contro il Reaper, ed è effettivamente una cosa che avrei comunque voluto fare prima della fine della serie, solo che prima di questa parte effettivamente non sapevo se e quando saremmo rientrati effettivamente all'interno della TV. Ora che questo è l'ultimo giorno effettivo che possiamo farlo, vorrei provarci. Allora, ho dovuto seguire un paio di guide per capire qual è il metodo migliore per far apparire effettivamente il Reaper. E la zona migliore dove farlo, consiglio anche avuto sul commento, era di farlo qui nel castello di Yukiko. Perché a quanto pare scala in base anche alla difficoltà del castello, luogo, programma che ti trovi. E il metodo neanche troppo sicuro per farlo apparire è fare 5 volte il primo piano e le ultime due casse, perché Reaper appare ogni 22 casse, e farle al quinto piano. Il problema è che neanche questo metodo è una scienza esattissima, purtroppo. Come facciamo però a sapere se il counter delle 22 ceste è attivo o meno? L'unico metodo sicuro che ho letto è cambiare membri del party, ma sinceramente non ne sono neanche troppo sicuro neanche io, quindi vediamo se funziona. Questa è la squadra che mi porto per combattere Reaper. Vediamo se va avanti. Dunque, ho già messo il segnalino sul quinto piano. Rientriamo dal primo. Dobbiamo vedere se ci sono 4 ceste del primo piano, quindi farlo 5 volte per un totale di 20 ceste. Non ci importa che cosa troviamo appunto dentro le ceste, l'importante è averne 20. Che palle che però, questa è la massima velocità e non posso correre più di così. Perfetto, e con questo abbiamo tutte e 4 le ceste di questo piano. Usciamo fuori. Quindi, fatto questo, dobbiamo farlo altre 4 volte. Quindi, una è andata, 2, 3, 4 e infine 5. Usciamo di nuovo, andiamo all'entrata e facciamo un salvataggio. Andiamo adesso al quinto piano e se abbiamo fatto le cose giuste ci mancano quindi 2 ceste. Reaper, se abbiamo fortuna, apparirà con l'ultima. Perfetto, il rumore di catene è arrivato, quindi siamo sicuri che il Reaper potrebbe apparire, perché come ho detto non è neanche certo al 100%. Vediamo. Non abbiamo avuto fortuna. Ricarichiamo. E niente, bisogna continuare a fare così finché non appare. Purtroppo, come ho detto, non è neanche una scienza esatta che dici appare per forza di cose con questo metodo, no. Devi avere comunque fortuna che in quella cesta lui appaia. Oh, alla seconda, dai. Percepisci una presenza sempre più terrificante. Vuoi aprire questo portiere? Alla seconda, quindi. Dai. Di che si tratta? Ha un pessimo presentimento. Non dovresti aprirlo. Hai capito, senpai? Non aprirlo. Vuoi veramente aprirlo? Qualcosa è saltato fuori dal portiere. Primo piano sul culo di Naoto, però. Che diamine è? Non lo so. Allora, tu, picciabella, concentrati. Anche lui si concentra, addirittura. Che sfortuna che lo blocchiamo, mannaggia. Allora, ti debilito. Dai, dammi il turno di Cie. Bravissima, amore mio. Frenesia del drago. Feel. Sfondalo. Ok. Non è neanche tantissimo, ma non è neanche poco. Allora, Naoto bella, tu sei concentrata. Direi che un Megidolan lo possiamo tirare giù. Non è neanche tantissimo, purtroppo. Ah beh, certo. L'unico che resiste a tutto vai a colpire. Bravo, carichiamoci. Tu invece caricati. E tu continua pure a colpire. Dammi da te.
concentrazione. Bellissima la musica comunque. La adoro tantissimo. Attacco ristabilito, precisione, difesa. Di già. Ah no, la sua. Ah beh certo, lui ha già fatto. Che sfiga. Ha già fatto i suoi turni. Debilitiamolo, che è sempre meglio debilitarlo. Stavo pensando, mi sa che perdo il turno della carica però. La cosa buona è che lui non ha particolari difese. Per fortuna comunque. Abbiamo modo di fargli male. Se solo Yukiko avesse anche lei concentrazione però. Se solo anche lei l'avesse. Tan. Vediamo. Sono carichi e concentrati, ma porca. Lama Vorpal. Speravo un pochino di più, Grazie Rise, bravissima. Di tutte le cose che puoi fare il fuoco, serio? Yoshitsune. Assautobi. Reaper, no more. Pochini, pochini i premi. Il mietitore è stato mietuto. Lama Totsuka. Ti prego. Cioè l'ultima arma che otteniamo è la nostra. È figo. Chance di critico alta. Spada mistica che si dice uccida gli dei. Meraviglioso. L'ultima arma che otteniamo. Mettila proprio di trama. Hai ucciso il Reaper, ottieni la lama che uccide gli dei. E ora la domanda è: voglio stare qui a farmare? Oppure andiamo avanti? Non lo so. Però la spada è carina, ma mi aspettavo qualcosina di più. Mi aspettavo una katana, sincero. Però bella.